Hey, ben ritrovati in AndraLink91 e benvenuti su Pokémon Insurgents. Nello scorso episodio abbiamo fatto la conoscenza di una ragazza che dovrebbe essere Nora e ci ha invitato a partecipare a questo torneo. Un torneo che si tiene in una scuola Pokémon. Oltre al fatto che siamo venuti a conoscenza che lei è stata scelta da un Pokémon leggendario, Celebi, e quindi anche lei ha fatto la nostra conoscenza, ha detto: ah, ma anche tu sei un prescelto, quindi perché hai Mew e lei riesce a vedere Mew, io riesco a vedere Celebi. Insomma, una serie di fattori che ci ha portato ad essere quasi amici. Comunque, partecipiamo a questo torneo, parliamo con la professoressa, credo, che ci dice: ah, Nora mi ha detto tutto di te. Tutto? Non credo. Benvenuto alla scuola per allenatori. Stiamo per dare via ad un torneo. Ne teniamo diversi per testare le abilità dei nostri studenti. Nora di solito vince, ma non si può mai sapere, giusto? Lei mi ha chiesto di farti partecipare. Secondo me più siamo meglio è. Iniziamo! Perfetto, non vedo l'ora! Quindi ci saranno... non penso che parteciperanno proprio tutti quelli che abbiamo qui. O forse sì. Ma dunque, facciamo un po' il conto. 2, 4, 6, 8, 9. Sì, sono 9. Benvenuti studenti! Spero che siete tutti pronti per il più grande torneo che abbiamo avuto finora. Abbiamo 2 nuovi studenti da Telnor Town, Damian e Link. Ma dov'è Damian? Siamo tutti quanti in attesa di vedere come se la caveranno. Iniziamo! Auguro il meglio a ciascuno di voi. Oggi abbiamo 8 studenti pronti a competere per il titolo di campione, ma sono 9 in realtà. Diamo uno sguardo, volete? No. Ah, Damian è quello lì, sì, giusto. Bene, senza dilungarci troppo, che inizi il primo match. La battaglia tra Link e Kyle. Ma è un bambino, Kyle. Lo distruggo, poverino. È un ninja. Ninja boy! Ovviamente non poteva essere nient'altro che fake out. Bruciapelo. Però attenzione, con Ossoclavo facciamo dei buoni danni. Non mi dispiacciono. Wow, 2 hit. Allora il primo ha avuto un roll basso. Manda Riolu... ah, Riolu è tipo lotta solamente quando è stadio base. Va bene, va bene. Contatore, aio. Andiamo con Bogus, che tanto alla fine, insomma... attacco buio, no. Però attacco spettro. Sì. Shadow Sneak. Ma perché fai resistenza, no? Twister McFister? Gotcha, bitch. Ancora? Ma dovrebbe fallire 2 volte di fila. Evidentemente prima non è andato in fin di vita. Comunque sia, ho vinto. Il problema ora è che mamma è a terra. Quindi, niente, non potrò più combattere con lui. Link contro Damian. Subito. Guarda, non me l'aspettavo proprio. Dai, Corphish. Ah, me lo ricaricano! Che bello! Però un Pokémon d'acqua contro un Pokémon di tipo... vabbè, contro un tipo terra, dice, è un po' svantaggiato. Missa! Vai, doppia! 2 di fila, che bello! Se riuscissi a colpirlo, 3 miss... eccola là, a posto. Buonanotte! Mandiamo un Nidorino, no? Che è? Nidorino è forte, andiamo con doppio calcio e via. Sfasciagli quel gu... non gli ha fatto nulla doppio calcio. Ok che doppio calcio non è che sia chissà cosa, ma... è a posto, è finita. 2 di difesa, inutile. Potrei avvelenarlo però. Yeah! Se non sbaglio qui c'è la divisione tra mosse speciali e mosse fisiche. Aluxio? Oh, allora mi tocca cambiare Pokémon. Luxio è un bellissimo Pokémon, ma Shadow Sneak attacca sempre per prima e non manca mai il bersaglio. Si potrebbe anche leggere Snack. Bogus è troppo overpower. Ah! I were turtle! Bello però, Tartaruga Ninja, eh? È ancora confuso? E si colpisce da solo! Vai, perché lui ragazzi è tipo buio, se mi prende mi fa un culino tanto. Però ho fatto ancora... com'è che si chiama? Presa. Come quell'attacco che usano i tipi tipo War Turtle, appunto. Ritirata, ecco. Mi hai spento. Non dirlo ad un ragazzo, però, eh. Ma guarda un po' in finale con Nora. Chi se lo sarebbe mai aspettato? Non io. E quindi Nora vuole lottare, manda Sea Waddle.
Dunque, Coleottero contro tipo terra. No, va malissimo. Botte in testa. Non è Coleottero, è erba lui. Ah, lui è il tipo del demonio, Coleottero erba. Ma guarda un po'. Birighella. Ma sai cos'è che fa male al tipo Coleottero erba? Tu non lo sai, ma io sì. Beh, non a caso lei è stata scelta da Celebi. Quindi, Celebi erba psico. Tirate voi le conclusioni. Insomma, questo torneo... Ah, ce n'è altri due. Ah, ok. E se mi manda in campo Celebi e poi all'improvviso arriva Mew? Sarebbe fighissimo. Perché in teoria io controllo Mew. Lei controlla Celebi. Celebi e Mew si sono conosciuti durante quella piccola interazione con Nora quando ci siamo incontrati. E Nidorino, che è tipo veleno, è intrappolato in sabbio tomba. E ciao ciao Nidorino, anche a te. Quindi ora mi rimane solo Bogus. Vai, un piccolo snack ombra. Bulldoze. Ma è una mossa Bulldoze? Non sapevo. Qui lava! Dopo Tesorino! Oh, piccolo tatino, quanto è bello qui lava. Anche più bello di Cyndaquil, se chiedete il mio parere, Molto più bello qui lava. Infatti, quando giocavo a Pokémon Oro, che non facevo la Pidgey solo run, perché facevo sempre solo con Pidgey, prendevo sempre Cyndaquil. E quindi, appena arrivava qui lava, non lo facevo mai evolvere fino al 50 più o meno, che poi mi serviva per la Lega. Anche perché si allenava solo lo starter ai miei tempi. Non ho potuto vincere. È possibile che ci sia un allenatore migliore di me? Se hai perso... O è per il roll alto? O è perché fai schifo? È stata una bella lotta, ma il nostro vincitore è Link! Congratulazioni, Link! Di sicuro ti sei guadagnato il titolo di campione quest'oggi. Beh, questo è tutto il tempo che abbiamo. È perché non c'è nessun altro. Come sempre, un torneo fantastico, ma se non eravamo... Vabbè, comunque sia un po' strano, In poche parole, tra questi, uno non ha partecipato, ma chi? Sembra che Nora sia stata spodestata e il nostro nuovo campione è Link. Il prossimo torneo... Beh, sappiamo da chi guardarci. Non dimenticate, amici. Se studiate duro, probabilmente potreste essere voi a vincere la prossima volta. Quindi, spalancate quei libri e dateci dentro. Che torneo la battaglia tra Nora e Link in finale, wow! Mi dà questa MT come ricompensa? Ritorno. Che delusione. Però più il Pokémon ti ama, più fa danni, che non è male. Certo, anche con la massima amicizia non è che faccia proprio chissà quanti danni, però. È rimasta molto impressionata dalla mia abilità. Se vai ad ovest, perché non ti fermi a Sun Touch City? Ok. Quindi città toccata dal sole, baciata dal sole. C'è una palestra lì. E il suo capo palestra è Orion. Quanti riferimenti in un solo nome. Quindi Nora vuole fare una gara con me. Vuole diventare più forte di me. Ok. Qual è il tuo nome? Damien. Bene Damien, ci vediamo a Sun Touch City. Ok, allora. Penso che verrò anch'io a Sun Touch City. Sono tutti carichi. Cerchiamo di far salire quel poverino di mamma a livello 16, perché c'è davvero vicino. Però se perde sempre come un povero stolto, no. Ah, lì c'è una MT, ma non posso prenderla. Percorso 2. Oh, attenzione, questa è una Ice Heal. Ice Baby? Tu? Oh, un giovane allenatore. Dimmi, ti piace la pesca? Il frutto, intendi? Ah, intendeva l'amo. Questa è comicità. Ah, dunque, questo qui mi ha detto che ha allevato i suoi Pokémon per essere geneticamente più forti. Più forti rispetto a cosa? Pignite! Non avevano le IV perfette. Si è presentato con "ho allenato i miei Pokémon alla perfezione" e poi perde. Oh, attenzione! Ci siamo scagnozzi, continuiamo a marciare. Salve? Questo è un altro team, un altro culto? Ad ogni modo, mi combatto questi allenatori... Lui si è girato e non mi ha dato neanche il tempo di parlarci. Ma attenzione, un Pokémon volante che è immune alle mosse tipo terra. Già che la curva di apprendimento qui fa davvero schifo. Se poi mancate anche i colpi, ragazzi, non leveliamo mai. Non è giusto? Non è giusto? 10 miss non è giusto? Perfetto, a questo punto non ci resta che andare qua e vedere che cosa sta succedendo.
Antidoto che fa sempre comodo. Ah, ma si va ancora più avanti o si esce? Rovine antiche. Wow. Ah, qui c'è il rituale di Lucario allora. Dusk Ball, ottimo! Cioè ottimo, insomma, va bene. Non è che mi metto a giocare di notte. Qui c'è una super pozza che ci va sempre comodo. Entriamo allora. Oh, 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 oh. Sei all'angolo, Riolu. Non puoi più scappare. Nani? Prova per diagonale, magari funziona. Basta scappare, Riolu. Sei nostro ora. Che state facendo? Ah, è una donna, scusa. Pensavo che fosse tipo un augur o cose così. Non vedete che lo state spaventando? Chiosa! Perché quella osa? Mettere i bastoni tra le ruote al culto abissale. Ah, quelli di Kyogre allora. Vi occupereste di loro, per favore? Io devo catturare i Riolu. Sapete cosa mi ricorda questa stanza? Quella che c'è a Flamminia, che devi seguire un percorso specifico. Preparatevi a perdere. Il culto abissale vi distruggerà. Io non credo invece, sai? Ho questo presentimento. Ah, uno contro uno. Ah, ma è lei! È quella dell'altra volta! Ma non erano gli stessi che stavano bloccando il passaggio? O mi sbaglio? Vabbè, sì, oramai conosco l'antifona. Questa è la volta buona. È missa. Pareva che missa. Yeah! Un po' di fortuna! Dai con gli effetti secondari, e dai! Beccata, l'unica cosa che posso fargli di sensato. Perché veleno non gli fa niente, lotta contro veleno neanche in meno. E ti prego, Nidorino! Tutto oggi tutti quanti con la precisione ce l'hanno? Tutti con la precisione? È possibile? Diminuisce la difesa. Vabbè, non è un gran problema. Potremmo cavarcela comunque. Ti manda Corphish. Sono sicuro che adesso noi sconfiggiamo questi e Riolu viene in squadra con noi. Scommettiamo? Perché non potrebbe essere altrimenti. Come avete fatto a perdere? Avete i migliori Pokémon che possiamo darvi. Ma non è vero, forse? Ok, lei vuole catturare a tutti i costi Riolu, ma a quanto pare c'è tua madre. Allora, scagnozzi, avete sentito parlare di questo Lucario? Sapete perché siamo qui? Dobbiamo catturarlo prima che... La Mega Evoluzione! Non è possibile, questo non dovrebbe accadere! In effetti, sì, per innescare la Mega dovrebbe esserci un legame tra lui e un allenatore. L'augur, che sia nei paraggi. Presto, andiamocene da qui, non possiamo farcela contro Mega Lucario! Crrr. Lucario. E se ne va. Ah, e anche il piccolo Riolu. Peccato. Io sono venuta qui perché ho sentito parlare di queste rovine e pensavo che poteva essere interessante esplorarle. Sono contenta di essere arrivata in tempo. Quelle persone erano del culto abissale. Sembra che siano molto simili al team acqua di Hoenn. Stanno cercando di catturare Kyogre. Una mega evoluzione, eh? Ne ho già sentito parlare. Non ne capisco tutto il meccanismo, ma sembra che dia ai Pokémon una forma diversa per diventare ancora più forti. Ma da quello che ricordo ci vuole un legame forte con un allenatore. Mi chiedo come faccia Lucario ad usarla allora. Dovrò fare qualche altra ricerca. Ci si vede, Link? Non dimenticare, stiamo ancora competendo per arrivare a Santa City. Sì, chi arriva prima? Ah, ok, in poche parole io devo arrivare lì e prendere quella Pokéball. Ma la strada? Ah, forse sono tutte quante stanzette così. Bene allora, molto più facile. Addirittura l'erba. Non potevano programmare gli incontri come in una grotta? Però c'è anche un ATM, 104. Wow. 100 non erano abbastanza, raga. Caramella rara, ottimo. Ragazzi, qui si trovano un sacco di cose utili. Una melodia. Non è la prima volta che la trovo in una grotta. L'abbiamo vista anche nella grotta
quando stavamo cercando Nora. Molto interessante, potrebbe essere semplicemente una cosa messa lì così. A quanto pare non c'è modo di arrivare qui, lì sopra, e quindi come faccio? A questo punto questi inutili personaggi qui se ne sono andati. Possiamo proseguire? Ok, questo qui dovrebbe essere un tipo che ha Pokémon elettrici o comunque acciaio. Rock and roll, roccia, va bene uguale. Boh, entriamo in un'altra caverna? Oh cavolo, quanto le odio le caverne. Ah però, ma c'era l'infermiera già qui, sono tornato in città per curarmi. No, aspetta, vediamo chi si trova prima qui, poi dopo decido se attivare il repellente o no. Può anche essere che non capita nessuno, raga, eh? E invece sì. Come l'ho detto, le ultime parole famose. Magnemite. Non mi dispiace il tipo elettro, ma non mi piace Magnemite. Sonic Boom, Sonic Boom, Sonic Trouble keeps you running faster. Però per levellare Momma qui va benissimo. Perché Magnemite è doppio tipo, tipo acciaio e tipo elettro, prendo un 4 per da tipo terra. Sableye, se non avessi un tipo spettro lo catturerei ora. Poi lui è spettro buio. Per levellare non è male con i selvatici, però devo anche combattere gli allenatori. Questa caverna è fredda, perché non combattiamo per scaldarci? Vabbè, andiamo avanti. Qui c'è un altro allenatrice. Forse. Tu, bimbo impudente, non puoi passarmi davanti in questa maniera. Ah, è un maschio, bene. È quel vecchio. È come quel vecchio che urla fuori dal mio prato! È uguale. Ma Grimer Fury Swipes? Cosa? Con che mi attacca? Col fango? Io sono tutto convinto, ma Grimer con chi mi attacca? E Zorua? Niente, ha missato un'altra volta. Già che Ossoclava fa schifo di suo di precisione, però se ti ci metti pure tu a missa, caro mio, qua non ne usciamo più. Non ho revive. E quel tizio mi pare cattivo. Non mi scende. Ad ogni modo, mi fermo qui. Cercherò di capire cos'è che non va, magari riesco a scendere. Esco dalla grotta e poi rientro, non lo so, provo qualcosina. Io come sempre vi ringrazio per aver seguito il video. Vi ricordo che in descrizione c'è il link per Instagram e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!